Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio parlarvi di un tipo di turismo che è veramente particolare, ossia il necroturismo. Tutte quelle persone che scelgono come meta turistica un cimitero. Di solito sono cimiteri monumentali, però ci sono anche persone che vanno alla ricerca di cimiteri abbandonati, di cimiteri di campagna, quindi diciamo che il cimitero è un qualcosa che attira, una nicchia di persone, quindi è nato proprio questo filone turistico che viene chiamato necroturismo. Devo ammettere che anch'io ne sono molto attratta. A me piacciono soprattutto i cimiteri monumentali, ma devo dire che quando vedo un cimitero che ha qualche particolarità, magari un cimitero piccolino di campagna, oppure un cimitero celtico, un cimitero che ha delle cose particolari, anche i cimiteri della memoria, quindi quelli dedicati ai caduti, sono tutti luoghi che comunque mi attirano e che io spesso vado a vedere perché esercitano su di me un determinato fascino. Quindi faccio questo video e parlo di questo tipo di turismo perché io per prima ne sono attratta e sono comunque interessata. In questo video in particolare vi vorrei parlare dei cimiteri monumentali perché sono quelli che comunque attirano, diciamo, la nicchia di persone maggiore, perché al loro interno ci sono veramente delle grandi ricchezze dal punto di vista artistico e culturale, perché i cimiteri monumentali sono dei veri e propri musei a cielo aperto, quindi sono veramente bellissimi e ricchi di simbologia, oltre che di arte e di storia. Il primo cimitero monumentale nasce in Francia, a Parigi, in particolare il cimitero di Père Lachaise nel XIX secolo. Poi, tra il XIX e il XX secolo, si sono ampliati i cimiteri monumentali perché un po' in tutte le parti d'Europa hanno cominciato ad emergere. Però questo è stato il primo cimitero monumentale e in quel momento la tomba è diventata arte, è diventata storia, è diventata simbolo e soprattutto è diventata un'interpretazione diversa della morte, perché veniva rappresentata con una scultura particolare, con una scultura bellissima, la morte, la sofferenza, il lutto e tutto quello che riguarda comunque anche il passaggio dell'anima nell'aldilà. Perché nei cimiteri monumentali ci sono davvero tantissime storie, tantissimi simboli che vi faranno interpretare la morte sempre in modo diverso. Viene rappresentata anche molto la sofferenza, perché ovviamente siamo in un cimitero, quindi la sofferenza viene molto calcata, però devo dire che dal punto di vista artistico e storico sono veramente affascinanti questi cimiteri. La tomba diventa quasi un monumento, anzi diciamo che diventa proprio un monumento. E quindi c'è, diciamo, una ricchezza di messaggio, una ricchezza simbolica che colpisce molto. E quindi per questo motivo sono anche definiti dei musei a cielo aperto. Ci sono tantissimi cimiteri monumentali, sia in Italia che in Europa, che nel resto del mondo. Io abito in una città che ha un cimitero monumentale molto famoso che è quello di Staglieno e alla fine del video vi farò vedere una carrellata di foto che ho fatto io, quindi non si tratta di foto prese da Google, ma sono foto, diciamo, originali perché le ho scattate personalmente e vi farò un po' vedere queste foto per darvi un'idea di quello che è il cimitero di Staglieno. In realtà avevo già fatto un video su Staglieno, anni fa, all'inizio del mio canale, però poi mi sono accorta che in questo video è andato via l'audio. Non so cosa sia successo, ma non c'è più l'audio. Quindi ho pensato di cancellarlo dal canale, tanto senza audio era assolutamente inutile. E quello che vi facevo vedere in quel video ve lo mostrerò alla fine di questo video, quindi ho deciso di accorpare le due cose in modo da farvi vedere proprio queste immagini così suggestive. Comunque, tornando ai cimiteri monumentali, quello che spinge le persone ad andarli a visitare non è solo ed esclusivamente una motivazione storica e artistica, ma spesso ci sono anche un sacco di leggende che vi aleggiano intorno. Quindi tutti questi simboli, tutta questa rappresentazione della morte
suscita e alimenta determinate leggende e quindi ovviamente le persone che sono attratte dal mistero e dal paranormale vogliono andare a vedere questi luoghi. Ci sono molte storie di fantasmi che girano intorno ai cimiteri. Sul mio canale trovate anche dei video, magari ve li lascio nelle schede o in info box. Comunque, se andate a cercare quella sezione del mistero e del paranormale, li trovate. Perché ho fatto appunto qualche video che riguarda i cimiteri e le leggende che ci sono intorno. Comunque, il motivo principale per cui le persone sono così tanto attratte dal fantasma all'interno del cimitero, secondo alcuni studi, è proprio un sistema, un modo che la persona, che l'essere umano ha per accettare la morte, perché credere nei fantasmi o non crederci è solo ed esclusivamente una questione di fede, perché non ci sono dimostrazioni scientifiche e inopinabili dell'esistenza dei fantasmi. Ci sono testimonianze, ci sono persone che giurano di aver visto, di aver percepito delle presenze, ma in realtà a livello scientifico questa cosa non è assolutamente dimostrabile. Quindi è un fatto di fede e non c'è altro, è solo fede. La scelta di credere o non credere nei fantasmi dipende dalla vostra fede personale. E quando si sceglie di avere fede e di credere nel fantasma, lo si fa sempre per un motivo, che sia conscio o inconscio, comunque alla base c'è una ragione specifica. Intanto il fantasma è un'apparizione, è una figura evanescente di una persona defunta che si manifesta a voi in questo mondo, ma che appartiene invece al mondo dell'aldilà. Quindi, voi la vedete di qua, ma in realtà lui sta nell'altro mondo, quello in cui la sua anima è stata salvata per l'eternità. Oppure, se si tratta di spiriti maligni, in cui la sua anima è stata dannata per l'eternità. La ragione, conscia o inconscia che sia, per cui alcune persone credono ai fantasmi, sta nel modo di trovare un sistema per accettare la morte, perché comunque la morte, pur facendo parte della vita, è difficile da accettare, perché nessuno di noi riesce ad accettare con totale serenità il fatto che prima o poi noi non saremo più parte di questo mondo. Ovviamente ci sono persone che la accettano molto meglio proprio perché hanno tantissima fede, quindi sanno che la loro anima poi verrà salvata. Ma le persone che fede non ne hanno fanno più fatica ad accettarla, magari sono rassegnati, l'accettano con rassegnazione, però non l'accettano dal punto di vista comunque spirituale. È molto difficile per loro e questo dipende dal livello di fede che una persona ovviamente ha. Spesso quando si crede al fantasma o comunque quando si percepisce una presenza è perché si ha magari la necessità di ricevere dei messaggi. Quindi i fantasmi di solito portano con sé dei messaggi e questi messaggi possono essere utili alla persona sulla terra oppure possono servire per aiutare queste anime a passare dall'altra parte, perché magari sono anime che sono rimaste intrappolate da qualche parte. Il fatto di riuscire a credere nell'esistenza dei fantasmi aiuta le persone ad accettare di più la morte. Questo perché? Perché se noi ci ragioniamo e pensiamo che quando moriremo non sarà tutto finito, ma la nostra anima verrà salvata per l'eternità, noi riusciamo a dare un senso alla vita, perché noi pensiamo di essere sulla terra, di avere uno scopo particolare e poi di ottenere una ricompensa finale, chiamiamola così. Se invece noi non crediamo e pensiamo che dopo la morte non ci sia assolutamente nulla, il senso della vita diventa più difficile da capire. Non dico che sia impossibile, perché poi ognuno trova il senso alla propria vita, però è molto più difficile da capire quale sia il senso. Quindi perché questo passaggio sulla terra se poi non c'è nulla? Che senso ha? Ognuno di voi immagino avrà le sue risposte. Comunque queste sono delle riflessioni che sono stimolanti, secondo me, da fare. Ma al di là di questo, che è una cosa comunque molto individuale, che ognuno comunque percepisce a modo suo ed è giusto che sia così,
C'è anche una ragione particolare per cui all'interno di un cimitero è più facile percepire delle presenze, perché proprio la ricchezza simbolica che vi è all'interno permette di abbattere le difese, permette di abbattere questi freni che noi di solito abbiamo nella vita quotidiana, che servono anche per difenderci, per vivere in maniera adeguata. Noi li abbattiamo quando c'è una carica simbolica così forte, quando ci sono delle energie così forti, e questo ci permette di percepire delle presenze. Ovviamente non è una cosa che succede a tutti, bisogna essere predisposti, bisogna avere fede, bisogna essere comunque una persona che ha dei determinati flussi energetici, e ovviamente non è una cosa che appartiene a chiunque. Però diciamo che questo è un po' il motivo per cui i cimiteri sono una meta così tanto interessante per alcune persone. Inoltre, ci sono persone che, nonostante non siano credenti, non abbiano fede, non credano nei fantasmi, frequentano lo stesso i cimiteri, soprattutto monumentali, per la loro ricchezza artistica e storica, ma anche per un altro motivo, perché spesso nei cimiteri monumentali sono sepolti personaggi famosi e quindi per la curiosità di andare a vedere la tomba di un personaggio famoso che magari piace o che magari è molto chiacchierato, e quindi è un po' una spinta ad andare a vedere questi luoghi. In particolare nel cimitero di Père Lachaise c'è la tomba di Oscar Wilde, poi ci sono anche tanti altri personaggi, però adesso mi viene in mente Oscar Wilde, quindi vi cito lui. Poi nel cimitero di Staglieno, che è quello di cui vedrete le foto tra pochissimo, c'è in particolare la tomba di Govi, che era un famosissimo attore di teatro genovese, poi c'è la tomba di Fabrizio De André. E la tomba di un famosissimo personaggio storico che è Giuseppe Mazzini. Poi ovviamente ce ne sono anche tanti altri, però adesso vi cito questi tre. Io con questo video mi fermo, però vi lascio alle foto del cimitero monumentale di Staglieno perché io ho parlato fin troppo e quindi direi che è arrivato il momento di lasciare che parlino le immagini. Io vi saluto, vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e mi raccomando, restate ancora qualche minuto perché adesso vi farò vedere queste foto così suggestive.